Salve gente e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi parliamo dei banner della seconda fase della patch 3.3 che sono stati annunciati oggi ufficialmente. Noi di questi banner sapevamo già ovviamente i personaggi 5 stelle, ovvero la signorina Raiden Shogun e il signorino Kamisa Tagliato. Mancavano i 4 stelle e finalmente sono arrivati. E insomma, vi posso dire che questi banner non sono un granché, almeno per quanto riguarda i banner personaggi, perché la selezione appunto di questi 4 stelle non è così buona. Certo, accompagnare Raiden c'è sempre ed ovviamente la signorina Sara, però se non vi interessa puntare su Raiden o comunque l'avete già buildata anche la signorina Sara, diciamo che questo personaggio lo possiamo anche evitare. E poi oltre a lei abbiamo Sayu, che è ok, un personaggio mediocre secondo me, può fare un minimo di cure, può applicare bene il suo elemento animo, ha uno stile di gioco divertente, questo sì, però non eccelle in quasi niente a mio modo di vedere. E poi c'è la signorina Rosaria, che sicuramente è un buon supporto, applica bene il suo elemento crio, può fare da sub DPS soprattutto con qualche costellazione e aumenta i danni critici un po' di quasi tutti i personaggi. Quindi insomma, in questa selezione di 4 stelle sicuramente il miglior personaggio è la signorina Rosaria, se stiamo pensando a un contesto più generale, mentre invece nello specifico ovviamente Electro, la signorina Sara è la migliore. In tutto ciò hanno anche annunciato il nuovo banner arm, ma pure di questo sapevamo un po' già tutto, perché in questo banner arm ci saranno la Aran Gepaku Futsu, spero di pronunciarlo correttamente, che è la spada best in slot di Hayato, e poi c'è la Engulfing Lightning, ovvero fulmine fagocitante in italiano, che è la lancia best in slot di Raiden. Allora, prima di toccare i 4 stelle, che sicuramente non sono così male, diciamo che questa selezione di armi 5 stelle è buona a metà, perché la Engulfing Lightning sicuramente si può adattare a più personaggi rispetto alla spada di Hayato, che sicuramente è buona, ha delle ottime statistiche, ma a dire la verità non l'ho mai vista su chissà quanti altri personaggi al di fuori di lui. Quindi insomma, è un banner arma decente, mettiamola così, anche perché comunque stiamo parlando di un banner dove ci sono due armi limitate, quindi non ci sono armi che potete trovare nel banner stand, quindi già solo per questo lo rende decisamente migliore rispetto a tanti altri. Per quanto riguarda la selezione delle 4 stelle, allora qua abbiamo due armi molto simili, ovvero la spada di Aquo e la luna di Moon, che sono due armi che essenzialmente vanno a fare la stessa cosa, ovvero che vanno a calcolare quanta energia abbiamo in tutto il team per fare le nostre Elemental Burst, e appunto in base a questo numero ci va a dare un bonus al danno della nostra Elemental Burst. Non sono armi che sinceramente vi consiglio, cioè sicuramente funzioneranno in diversi contesti, io però in 2 anni non ne ho mai pullata nemmeno una e mi trovo comunque abbastanza bene, anche perché non credo che siano quel genere di armi così tanto universali rispetto a, non so, una Sacrificio, una Favonius, mentre invece le altre sono armi che conosciamo da un bel po' di tempo perché sono disponibili già dalla 1.0, ovvero la Lion's Roar, che funziona con, insomma, ci va a dare un bonus al danno per verso i nemici che sono effetti da Pyro o Electro, quindi anche per questo motivo si utilizza spessissimo su Keqing. Poi abbiamo la lancia Favonius, che è ottima in qualsiasi contesto, si può utilizzare su una miriade di personaggi, Xia Ling, Zhongli, Rosaria anche, insomma tanti personaggi hanno bisogno di generare particelle o avere energy recharge, poi ha anche un buon attacco base di per sé quest'arma. E poi ci sono i Sacrificial Fragments, che insomma anche questo è un ottimo catalyst, si utilizza bene anche su Sucrose e diversi altri personaggi catalyst che hanno bisogno di Elemental Mastery. Detto questo, andiamo ad analizzare nello specifico i vari personaggi presenti nei banner, a cominciare dalla signorina Raiden Shogun, che da quando l'ho presa lo scorso settembre del 2021 è diventato bene o male il mio miglior DPS all'interno del gioco, perché ha delle potenzialità, soprattutto con diverse costellazioni, che la rendono quasi inarrivabile. Detto questo, però, si può utilizzare anche a C0 e fa un ottimo sub DPS Electro, o in alcuni casi ti può anche carriare con quello che è
un danno che sicuramente non arriva a quello di altri personaggi, ma è abbastanza alto. Questa è la mia Raiden a livello 90, è un personaggio che si può buildare tranquillissimamente, le basta un essenzialmente un 4 pezzi emblem, poi basta far crescere ovviamente il crit rate, crit damage e tutte quelle cose lì, senza dimenticare un minimo di attacco percentuale magari da qualche parte, e poi le serve energy recharge, perché è un personaggio che scala con questa statistica, e anche l'artefatto che le andiamo a dare va a boostare l'energy recharge e a aumentare anche il danno della sua elemental bars in base a quanta energy recharge abbiamo. Tuttavia però, come potete vedere su schermo, la mia Raiden ha un attacco percentuale. Questo perché quando io ho buildato questo personaggio ormai mesi fa, avevo preso la sua Engulfing Lightning. E praticamente che cosa cambia tra avere una Raiden con una qualsiasi altra arma rispetto a una con l'Engulfing Lightning? Che questa arma specifica va ad aumentare l'energy recharge e anche il danno della Elemental Burst in base a quanta energy recharge abbiamo. Però ha un cap. Una volta raggiunto il 248% o giù di lì di energy recharge, non ha più senso investire su questa statistica perché non ricaviamo alcun beneficio dalla nostra arma. Quindi per questo motivo io mi sono convinto a darle un pezzo con attacco percentuale. Ora, ovviamente vi posso dire che tra un attacco percentuale e aumentare di brutto l'energy recharge, sicuramente forse ha più senso puntare sull'energy recharge, ma io mi trovo abbastanza bene anche con questo artefatto, quindi potete fare entrambe le cose secondo me. Poi ovviamente il tutto dipende anche in che tipo di team la utilizzate e anche quali costellazioni avete. Per quanto riguarda la The Catch, la preda è sicuramente una delle migliori opzioni per lei, se non la migliore in assoluto, se non avete diverse armi 5 stelle, quindi questa ve la consiglio, la potete prendere gratuitamente andando a farmare i pesciolini all'interno di Inazuma, ci vuole un po' di tempo sicuramente sì, ma ne vale assolutissimamente la pena, perché poi funziona anche su altri personaggi come Xia Ling. Parlando delle costellazioni, invece, sicuramente la signorina Raiden dipende da alcune di esse, ma solo se ci interessa farla main DPS. Nello specifico faccio riferimento alla costellazione numero 2, che va a ignorare il 60% della difesa dei nemici, quindi già solo per questo le permette di aumentare il danno a dismisura. E poi, se volete andare anche oltre, la costellazione numero 3, che va ad aumentare il livello della sua Elemental Blast, che è principalmente da lì dove viene il danno di questo personaggio. Non contate la C4, che non serve a niente la C4, perché va a aumentare l'attacco degli altri personaggi, ma non è una costellazione che vi consiglio. Quindi Raiden è un personaggio nel quale ci si può fermare alla C3 e va comunque benissimo. Detto questo, per quanto riguarda i talenti, ovviamente bisogna dare la priorità all'Elemental Burst, l'Elemental Skill è il secondo talento da boostare. Non datele una corona alla sua Elemental Skill, perché essenzialmente non serve, dato che il bonus che ci dà al danno della Elemental Burst è di tutti gli altri personaggi è già cappata a livello 9, quindi a livello 10 andremo solamente ad aumentare il danno dell'elemental skill, ma è un danno comunque irrisorio che non cambia tanto. Mentre invece per quanto riguarda gli attacchi normali potete lasciarla anche a livello 1, io l'ho portata al 6 perché ogni tanto mi piace utilizzarla in coop e lì hai bisogno di fare un minimo di danno. Detto questo, passiamo al signorino Kamisa Tagliato, che è un ottimo personaggio, assolutissimamente sì, si può utilizzare come main DPS Hydro, si può utilizzare come sub DPS, come applicazione di Hydro anche su un'area molto grande, quindi ha delle enormi potenzialità. E oltre a questo è un personaggio che bene o male tutto il suo kit ruota attorno a fare danni da attacco normale con la sua elemental skill, quindi già solo per questo è un personaggio che ha un'ampia scelta a livello di artefatti, perché possiamo dargli gli echi di un'offerta, oppure possiamo anche dargli, che ne so, un Heart of Death, oppure anche un Gladiator, sono tutti insomma artefatti abbastanza buoni per lui, oppure in alternativa ci sono anche altre scelte un pochino particolari come quella dello Shimenawa, che ok, magari alcune volte non ti permette di caricare la sua elemental burst, ma diciamo che non ti ritrovi quasi sempre nel farla, ecco, è più un'aggiunta all'elemental burst di Hayato nel suo kit. A livello di armi, ovviamente anche qua ce ne sono diverse da poter utilizzare su di lui. A livello delle 4 stelle, sicuramente una buona potrebbe essere anche la Faster in Desire, che va essenzialmente ad aumentare il danno dell'Elemental Skill, che è principalmente è quello il danno di Hayato. Oppure se no potete puntare anche su altre armi, insomma, un pochino più free-to-play friendly, anche che non so, una Menoma o varie altre cose. Tra le 5 stelle, sicuramente quelle che funzionano su di lui sono la sua arma
casting slot che arriverà nel suo banner, oppure una Primordial Jade Cutter, che sicuramente funziona bene, o anche una Miss Splitter. Quindi potete scegliere tra diverse cose da dare su di lui se volete puntare su questo personaggio. Per quanto riguarda le costellazioni, sono tutte utili? Sicuramente sì, perché che cosa vanno a fare? Vanno ad aumentare di volta in volta gli HP di questo personaggio, o comunque gli permettono di generare più energia o fare altre cose, o comunque anche aumentare la velocità di attacco e insomma aumentare anche l'attacco di questo personaggio. Solo che, non l'ho detto prima, ma questo personaggio scala quando andiamo a calcolare il suo danno sia con l'attacco che con gli HP. Solo che in questo caso non serve investire negli HP su questo personaggio, perché comunque l'attacco è quello che è il moltiplicatore più alto. Quindi se volete fare una build bene o male decente, sicuramente a livello di statistiche bisogna puntare su attacco percentuale, quindi ignorate questo artefatto perché non è sicuramente buono su di lui. Hydro Damage e poi Crit Rate, Crit Damage. Andando avanti con i 4 stelle, vi faccio vedere la mia Rosaria, che non ha chissà quale build, è più incentrata sul fare un minimo di danno e applicare bene il suo elemento. A livello di armi le ho dato una lancia Favonius, perché ai support generalmente vuoi dare delle armi che gli permettono di generare particelle o avere più energy recharge, anche se la signorina può fare un ottimo sub DPS e applicazione di Cryo, quindi veramente molto buono. Qua le ho dato un Blizzard, ma tecnicamente su di lei funziona anche uno Bless Oblige. Poi ovviamente dipende sempre da che ruolo volete dare a questi personaggi. A livello di costellazioni anche queste sono buone. Ovviamente più ne avete di costellazioni per questa signorina Rosaria, più potete fare danno con lei, quindi sicuramente molto utile. Soprattutto la C6 le permette di essere uno dei migliori support per quanto riguarda il danno fisico, quindi sicuramente molto ma molto utile. A livello dei talenti sicuramente bisogna dare la priorità all'elemental burst, poi l'elemental skill, l'attacco normale lo possiamo anche ignorare. Andiamo oltre poi con la signorina Kujosara, che è ottima ovviamente come buffer elettro e anche per un minimo di sub DPS con la sua elemental burst. Questo perché stranamente, nonostante sia un personaggio che tecnicamente serve per lo più a buffare altri personaggi, ha degli ottimi moltiplicatori anche con la sua elemental burst. A livello di armi io le ho dato un Fading Twilight, che era un'arma evento di qualche patch fa, ma su di lei funziona anche un arco Favonius. Possiamo darle anche qualcos'altro, anche uno stringless o qualcosina del genere. Anche se qua bisogna specificarlo, la signorina Kujosara, per buffare gli altri personaggi, ha bisogno di aumentare il suo attacco base, esattamente come Bennett. Quindi anche solo per questo poterle dare un'arma che supera i 500 e passa di attacco base sicuramente è ottimo, perché ne riceviamo un beneficio migliore. A livello di artefatti, io qua le ho dato un 4 pezzi dell'Emblem, perché non mi interessa darle chissà che cosa. Sicuramente aumentare l'energy recharge aiuta per fare più danno con lei, anche per ricaricarsi le sue abilità, anche se qui c'è un pochino da dire che la sua elemental burst purtroppo costa 80 punti, quindi alcune volte è un pochino difficile da ricaricare. Però se la mettiamo in un team hyper, come quindi la mettiamo con Raiden, Bennett, Kazuha per esempio, con un altro buffer, e poi anche Kujosara, diciamo che possiamo compensare questi 80 punti di costo per la sua elemental burst, perché abbiamo tutti i personaggi che sono incentrati con l'energy recharge e possono caricare, o meglio generare, più particelle. A livello di costellazioni ovviamente serve la sua C6 se vi interessa boostare il danno elettro. Altre costellazioni specifiche che funzionano bene su di lei sono sicuramente la C4, che le permette di fare più serie di danni con la sua elemental burst, mentre invece la sua C2 essenzialmente va a darci un minimo di bonus in più quando vogliamo buffare tutti gli altri personaggi una volta che abbiamo fatto la sua elemental skill. Questo perché il buff che può dare Kujosara a tutti gli altri personaggi non viene generato dalla sua elemental burst, ma dalla sua elemental skill. Anche se, come ho già detto prima, se abbiamo le sue costellazioni attivate, alcune volte non ci serve fare il buff della sua elemental skill. Possiamo fare direttamente la sua elemental burst e poi passare a un altro personaggio per avere un minimo di quel buff che riceviamo con la sua elemental skill. Quindi già solo per questo bisogna dare la priorità
alla skill, poi la burst e insomma il talento normale lo possiamo anche lasciare stare. Chiudiamo questa selezione di personaggi con la signorina Sayu, che vi faccio vedere qui. Io non l'ho buildata, non è un personaggio che utilizzo tantissimo, anche se ripeto che è quel tipo di personaggio dove se vuoi investire su di lei sicuramente ne ricavi un personaggio sufficiente, ecco, perché può fare un'ottima cura, può fare una buona applicazione di animo, sicuramente sì. Certo, i danni magari non sono tantissimi, perché ripeto, non è quel tipo di personaggio incentrato su questo, però ha un'area d'effetto, quindi si può giocare anche su questo aspetto. Lo si può buildare anche con tanta maestria elementale, sicuramente sì, soprattutto se le diamo un 4 pezzi del viridescente, quindi insomma ci può buffare decisamente tutti i personaggi. È un personaggio che secondo me è uno dei pochi nel quale si può utilizzare una Claymore Sacrificial, perché sicuramente ha bisogno di energia, e poi oltre a questo poter fare più volte la sua elemental skill è utile, perché con la sua elemental skill va a roteare in giro per il campo e quando va a fare una reazione cura tutti i membri del party, quindi è uno stile di gioco decisamente unico, molto divertente e che può rivelarsi utile in diversi aspetti, sia per quanto riguarda il combattimento che anche nella esplorazione all'interno di Teyvat. Oltre a questo, ripeto, io gli ho dato 2 pezzi viridescente, 2 pezzi Maiden Beloved, ma ripeto, non è un personaggio che utilizzo. E poi io ce l'ho già C6, che sicuramente la C6 ti permette di curare di più i personaggi, avere un minimo in più di danno e varie altre cose, però ripeto, è un personaggio sufficiente, cioè non mi sono mai trovato nel gioco per dire ok, adesso voglio utilizzarlo. Però insomma, se volete investire su di lei sicuramente ne viene fuori qualcosa di divertente da utilizzare. Poi oltre a questo, secondo me bisogna dare la priorità alla sua elemental burst, poi l'elemental skill, e l'attacco normale possiamo anche lasciarlo così. Detto questo, gente, insomma questi sono i banner che arriveranno nella seconda fase della patch 3.3. fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti. Io credo che skipperò il banner personaggio, perché al momento ho un garantito e non voglio prendermi altre costellazioni di Raiden né di Hayato, quindi vediamo se puoi pullare qualche personaggio nuovo nella 3.4 o altre patch. Mentre invece sul banner arma penso che ci farò un pensierino, perché vorrei dare la lancia best in slot alla signorina Raiden e magari cercare di perdere qualche 50-50 in questo banner arma, perché io sono sempre a corto di armi, quindi vediamo un po' che cosa ne viene fuori. Detto questo, vi ringrazio per aver visualizzato questo video, vi ricordo che streamo quasi tutti i giorni su Twitch, trovate i link e gli orari in basso in descrizione e appuntamento al prossimo video.